Siamo qui da Noemi Bernardi nel suo studio bellissimo, coloratissimo, perché Noemi è una psicologa clinica, una psicoterapeuta, giusto Noemi? Ma qui siamo venuti per capire un po' di più della sua vita, della sua storia, perché da quello che ho capito c'è il mondo dietro di te, vero Noemi? Da dove vogliamo iniziare? Ma forse io inizierei proprio dal luogo in cui io sono nata, anche perché il mio progetto fra qualche giorno, il 4 gennaio, è di partire proprio per tornare in qualche modo a casa. Andrò in Etiopia per il Natale etiope, che sarà il 6 gennaio, e andrò nella zona di Lalibela, dove ci sono le chiese scavate nella roccia, Bellissimo. proprio per il Natale copta, cristiano copta. E non so perché ho sentito il bisogno di chiudere un cerchio. Io sono venuta via dall'Etiopia che avevo 6 anni. Adesso che ho qualcosa più di 60 anni, è una strada di ritorno, anche perché l'Etiopia fa parte di uno di quei quattro cammini sacri, che sono quello di Gerusalemme, quello di Santiago de Compostela, quello di la Via Francigena, e questa dell'Etiopia è la quarta via sacra. E avevo questo bisogno proprio di, in qualche modo, di ricompattarmi con una parte di me che ho lasciato lì. Quindi io sono nata ad Addis Abeba, in Etiopia. Però la mia storia si dipana in meandri particolari, perché mia mamma era una donna armena, non di origine, proprio armena da 7 generazioni, una donna estremamente ricca interiormente. Era una donna che parlava 6 lingue ed era una pianista, quindi è stata una figura molto importante per me, mi ha trasmesso tanto, mi ha insegnato senza insegnarmi attraverso il suo esempio. Quindi lei è nata ad Addis Abeba, mia mamma, perché faceva parte della diaspora. I suoi nonni si erano stanziati ad Addis Abeba in Etiopia dopo il genocidio armeno. Quindi praticamente questa frammentazione di questo popolo, che è dovuto fuggire, come purtroppo attualmente i siriani, e si sono stanziati chi in Francia, chi in Africa, chi in America, insomma, si sono sparpagliati. E quindi mia mamma è nata e cresciuta ad Addis Abeba. Io sono nata ad Addis Abeba, i miei fratelli anche sono nati lì. Però c'è un altro filo che riconduce, perché è abbastanza particolare la storia della mia famiglia. Mio padre, invece, sempre armeno di madre, ma di padre veneto, quindi lui in qualche modo aveva queste due Origine. origini. Praticamente all'età, lui è venuto in Italia da Teheran, dove è nato, all'età di 18 anni. Perché a Teheran? Perché il mio trisavolo, che era veneziano, era un alto ufficiale dell'esercito di Vittorio Veneto, quindi il mio cognome Bernardi deriva da questo filo, da questo, diciamo, terzo del mio sangue italiano. Fu mandato, dopo il trattato di Campo Formio, da Napoleone Bonaparte, che aveva fatto conquiste dappertutto, quindi anche nel regno di Vittorio Veneto, però ha conquistato anche la Persia, per cui fu mandato come comandante istruttore delle truppe iraniane a Teheran. E io ho ancora la documentazione originale di questi passaporti scritti a mano, preziosissimi tra l'altro, tradotti in iraniano e francese. Quindi questo mio trisavolo è partito per l'Iran. Lì ha conosciuto una donna armena e ha sposato una donna armena, sempre della diaspora degli armeni che si erano stanziati in Iran. Dopodiché lì è nato anche poi mio bisnonno,
che a sua volta ha sposato una donna armena di origini mongole, per cui Si sì, propaga ancora di decisamente più. si propaga ancora di più. E poi lì è nato mio nonno, quindi da tre generazioni in Iran. E mio nonno prolifico ha avuto 8 figli. Il più piccolo, non c'era la televisione allora, il più piccolo, mio padre Giorgio, che essendo da tre generazioni in Iran, avrebbe dovuto arruolarsi nell'esercito iraniano. Ma lui, non sentendosi iraniano, ma bensì italo-armeno, ha deciso di disertare e di venire in Italia a 18 anni. E Che quindi è coraggio, fuggito eh? Anche perché dall'Iran. in Italia non aveva nessuno. Nessuno, nessuno. E si è in qualche modo collegato con i preti armeni, che la comunità dei preti armeni che è qui a Roma, a San Nicolò da Tolentino, quindi vicino via Veneto, che lo hanno aiutato perché lui non parlava una parola di italiano, parlava l'armeno e l'iraniano. E quindi praticamente si è arruolato nell'esercito italiano ed è partito per la guerra d'Africa. La coincidenza strana, parlando di sincronicità, io amo molto Jung, per cui il principio di sincronicità per me è molto importante. Partito per l'Etiopia, quindi con tutta la dimensione del colonialismo, lì si apre un Certo. altro capitolo. Praticamente è stato uno dei vari spasimanti di mia madre, perché mia madre, essendo così bella, aveva tanti spasimanti, ma lei non voleva sposarsi, voleva diventare pianista e il suo sogno era venire in Italia al Conservatorio di Santa Cecilia. Quindi praticamente lei non si filava a nessuno. Quando mio padre a un certo punto è stato fatto prigioniero dagli inglesi, è venuto a congedarsi da mia madre dicendo: prima ero un ufficiale, lei non ha accettato la mia corte, ora sono solo un povero prigioniero, quindi sono venuta a salutarla. E mia madre ha accettato di fidanzarsi con mio padre. È l'ultima delle romantiche, mia madre. Per cui hanno avuto un epistolario di 3 anni, in cui lui era prigioniero, e lei ha coltivato, si è idealizzato questo giovane ufficiale. E quando lui è uscito dalla prigionia, praticamente si è liberato, hanno deciso di sposarsi. Si sono sposati e, fra l'altro, mia madre si chiama di nome Berjoui, di cognome Barsighian, che deriva da Farsi e vuol dire, tradotto, dei persiani. E Pensa. Che stranamente ha sposato un uomo venuto arrivava dalla da lì. Persia. Sì, senza il cavallo bianco però. E quindi si sono sposati, dopo è nato il mio fratello maggiore, Teodoro, e poi è nato il mio secondo fratello, Gabriele, però mio padre, essendo ufficiale dell'esercito italiano, è dovuto tornare a un certo punto in Italia, quindi lasciando questa moglie, lasciandola semplicemente logisticamente ad Addis Abeba, perché lì aveva una vita molto più, come dire, tranquilla, e lui non poteva offrirle qui in Italia magari una situazione molto agiata ancora, era un tenente. E quindi fra un viaggio e l'altro hanno concepito me. Infatti io mi chiamo Noemi Romana perché sono stata concepita a Roma, però poi sono nata ad Addis Abeba. Quando sono arrivata all'età di 6 anni, questa famiglia finalmente ha deciso di ricompattarsi, quindi mio padre, che io praticamente ho visto appena nata e poi non l'ho più rivisto, l'ho incontrato per la prima volta a 6 anni. Ah, però. Sì. Probabilmente questa un po' è stata una mia ferita, perché per me era un estraneo questo padre, anche se poi è stato un padre estremamente affettuoso, amoroso. E mio padre poi nel tempo è diventato un generale dell'esercito italiano, che però ha sempre conservato, ed era una cosa bellissima,
questo accento un po' straniero. Era un generale atipico. Atipico anche perché era un uomo autorevole ma non autoritario, un uomo di una grande umanità, una grande gentilezza d'animo. E quindi io sono arrivata in Italia. Sono arrivata in Italia e sono stata messa fisicamente catapultata in una scuola elementare, ancora mi ricordo, si chiamava Cecchina Guzzano la mia scuola, ed era niente poco di meno che a 100 celle, quindi una scuola abbastanza popolare, e non parlavo una parola di italiano. Quindi io ho imparato l'italiano Tra i banchi. tra i banchi. E siccome probabilmente questa era una cosa insita in me, perché io penso che il genocidio è qualcosa che geneticamente ti porti nel sangue, anche se non l'hai vissuto in prima persona, io sono sempre stata dalla parte delle persone non ascoltate e delle persone che avevano difficoltà. Infatti la mia migliore amica della prima elementare, mi commuovo ancora quando ne parlo, era Ersilia, la figlia della lavandaia, che tutti scansavano perché era lavandaia la mamma. Invece lei è stata la mia migliore amica. Dopodiché, evidentemente, questo seme è germogliato in me e ho sempre ascoltato gli inascoltati. E probabilmente ho scelto questo lavoro di psicoterapeuta perché penso che l'ascolto sia un'occasione estremamente importante di condivisione e proprio di arricchimento. E quindi così, in linea di massima, ho raccontato la mia storia. Senti Noemi, quando è che Ostia è diventata protagonista anche della tua vita? Allora, Ostia è diventata protagonista della mia vita quando avevo 19 anni. Nel momento in cui mio fratello dovevamo lasciare l'alloggio demaniale dove io abitavo a Montesacro, perché mio padre non aveva mai posseduto una casa, per cui vivevamo in questo alloggio molto bello, via Valpadana, però a un certo punto lui doveva andare in pensione e allora mio fratello gli ha suggerito di comprare una casa a Ostia perché allora i prezzi erano molto bassi. E quindi ha comprato questa bellissima casa a Via delle Baleari, che a me piaceva molto perché era una casa molto colorata, molto allegra, un po' come il mio studio. E quindi ci siamo trasferiti a Ostia quando io avevo 19 anni, quindi vivo qui da quando avevo 19 anni, quindi sono passati parecchi anni, 50 anni per l'esattezza. Vero. E questo ha cambiato ulteriormente la tua vita, questo passaggio qui a Ostia? Allora, il primo periodo Ostia era ancora una città dormitorio, ed era cioè una città, un quartiere dormitorio. Mi piaceva molto la mia casa, mi piaceva il mare, la pineta, ma Ostia offriva ben poco. Poi negli anni devo dire che io mi sono innamorata di Ostia, a parte che a Ostia c'è comunque un fermento sia culturale ma anche di impegno sociale, e mi piace molto. Poi in questo contesto ho conosciuto una persona straordinaria che mi ha fatto conoscere Ostia ancora di più, la mia Ostia. E quindi penso che vivere a Ostia sia una grandissima opportunità. Noi ci siamo anche conosciuti alla prima uscita ufficiale dell'associazione di cui sei presidentessa, l'Albero dalle Molte Vite. E ce ne vuoi parlare un attimo? Sì, allora, io sono contenta di rappresentare, come dire, questa associazione Onlus, tra l'altro, di volontariato, perché qualche anno fa ho vissuto anch'io questo iter sicuramente doloroso di prove importanti, perché ho subito un intervento, anzi due interventi abbastanza gravi, e quindi sono venuta in contatto con un'altra forma di realtà, di dolore, che è quello delle donne che hanno avuto il cancro. Voglio chiamarlo con questo nome perché
spesso si tende ad esorcizzare questa parola, invece secondo me non va esorcizzata, va chiamata col proprio nome. E devo dire che anche questo è stato un viaggio importante, un viaggio perché mi ha permesso di affrontare quelle che io pensavo fossero cose non affrontabili e dove invece di svilupparsi la paura si è sviluppata la forza e il dare alla vita un valore che è il vero valore che ha la vita, quello di vivere veramente ogni attimo con l'intensità. Non come se fosse l'ultimo, ma come se fosse il primo, è il contrario. E quindi anche questo mio viaggio in Etiopia, dove io partirò da sola, poi mi unirò a altri quattro folli che hanno deciso di fare questo viaggio, ma che io non conosco, li incontrerò in Etiopia. Secondo me sia la dimostrazione che la vita deve essere vissuta con coraggio, con intensità e con pienezza, e questo è un messaggio che io vorrei mandare a tutti, perché a volte ci sfugge questo valore. Noi siamo pronti sempre a lamentarci e non sappiamo gioire della bellezza che ci circonda. Senti Noemi, ma il tuo lavoro, la tua predisposizione all'altro ti ha aiutato ad affrontare questo viaggio, come dici tu? Molto, mi ha aiutato moltissimo, perché in realtà non mi sono mai sentita sola, mai. E forse è una delle prove più belle che io ho avuto nel momento in cui mi hanno comunicato che avrei dovuto subire questo intervento. Io non sapevo come ne sarei uscita. Io sono stata gastrectomizzata, quindi vivo senza stomaco. Io per correttezza avevo preso in terapia due ragazzi di 18 anni e con grande onestà ho detto che forse era il caso, visto che avevano appena cominciato questo percorso terapeutico, magari di trovare un'altra terapeuta, perché io non sapevo quando e se avrei superato questo intervento. E loro mi hanno detto una cosa bellissima, mi hanno detto: dottoressa, noi l'aspettiamo. E mi hanno aspettata. Per me è stata un'emozione grande, perché questa fiducia è andata oltre. E quindi penso che sia stato importante, mi ha aiutato molto, il mio lavoro mi ha aiutato e continua ad aiutarmi, perché accogliere e poter aiutare chi soffre penso sia una grande occasione anche per non essere troppo concentrati sulla nostra sofferenza. E questo ti aiuta anche, secondo me, la tua empatia, no? Perché quando ti si vede in viso e sentirti parlare, si rimane quasi ammaliati. Ti ringrazio. Sì, l'empatia penso che, forse a volte penso che io non avrei potuto fare un altro lavoro, perché sicuramente sono due cose che mi aiutano nel lavoro. L'empatia, perché io sento esattamente quello che lo sguardo dell'altro mi trasmette, e l'intuizione. L'intuizione forse la devo a questa parte di cultura orientale che mi porto dentro. Gli orientali sono molto più abituati a guardare dentro che fuori. Infatti fuori non è stato mai qualcosa che mi ha particolarmente attratto, ma l'interiorità delle persone molto. E sicuramente è vero, io mi riconosco oggi come oggi che l'empatia forse è stata la mia forza. Parlavi di Etiopia ed Sì. è la prima volta che torni in Etiopia, Sì. giusto? Ma Sì. in Armenia invece sei stata mai? Allora, in Armenia ci sono stata 3 o 4 anni fa per la prima volta ed è stata un'emozione fortissima perché l'Armenia è una terra sacra, non fa parte dei cammini, ma è una terra dove io ho trovato una grande sacralità e quindi ho capito anche da dove mi viene questo mio grande senso spirituale, che non è la spiritualità fideistica. Io penso che la spiritualità sia qualcosa che va al di là della religione, è qualcosa che è una connessione diretta, io dico, col proprio sé. E lì ho scoperto il senso della mia spiritualità e ho capito che questa terra era una terra dove io dovevo in qualche modo ritornare.
è stato anche quello un ritorno alle radici. Allora io ti volevo ringraziare perché penso che chi dà una mano agli altri e la dà con questa forza, con questa empatia, avendola vissuta poi, no? Spesso come vita personale, significa tantissimo. E in questo momento i tuoi occhi sono un po' lucidi perché l'emozione traspare sempre. Grazie a E Dio. deve essere così perché solo così si può vivere e far vivere gli altri bene. Grazie mille. Io invece ringrazio te perché tu mi hai dato un'opportunità di andare a sfiorare le mie memorie. E spesso chi ascolta parla poco di sé. Ascolta, accoglie, ma non dice di sé. Invece avere con te questa opportunità di potermi raccontare è stata molto importante, è come lasciare una traccia. E io penso che le tracce siano la ricchezza della nostra memoria. Quindi grazie a te.